Nel corso dei lavori del Consiglio Comunale di Bagheria di ieri mattina, il consigliere del gruppo Radici Future, Onofrio Monreale, ha dichiarato di uscire dalla maggioranza. Nel 2019 ho voluto sposare un progetto civico presentato dalla città dall'attuale sindaco Filippo Tripoli, dichiara Monreale, e dai componenti della coalizione, candidandomi al Consiglio Comunale nella lista Radici Future. Il progetto, che aveva alla base di tutto coerenza, collaborazione e trasparenza, principi che con il passare del tempo sono venuti a mancare sempre di più. E in proposito, il sindaco Filippo Tripoli dichiara che a circa 7 mesi dalle prossime elezioni comunali, il consigliere Monreale scopre che io abbia sempre deciso autonomamente, o forse insieme a pochi fedelissimi. Lui, che è entrato in consiglio comunale solo dopo che io ho chiesto all'assessore Tripoli di dimettersi dalla carica di consigliere, mi accusa di operare senza alcun tipo di coinvolgimento dei consiglieri di maggioranza. Ebbene, è evidente il fatto che l'uscita dalla maggioranza di Monreale è soltanto un tentativo di riposizionamento politico e pertanto come tale va chiamato. Inizio scaglionato delle lezioni questa settimana per i quasi 10.000 studenti delle scuole bagheresi. Stamani, calorosa e festosa accoglienza per le classi prime dell'Istituto Comprensivo Carducci Gramsci, alla presenza del dirigente scolastico Lucia Oliva, della prima collaboratrice Graziella Lanza, dello staff dei docenti, dell'assessore alla cultura Provvidenza Tripoli, del presidente del consiglio d'istituto, la signora Terrana, e del dirigente sindacale del SIULP, Peppe Puleo. Lo slogan di quest'anno è "La scuola è un porto sicuro, un luogo in cui i ragazzi imparano a crescere, a conoscere e a fare nuove entusiasmanti esperienze. Il percorso scolastico rende protagonisti gli alunni al rispetto dei valori, della diversità, dell'accoglienza e dell'inclusione. I ragazzi, in un secondo momento, guidati dai docenti e dai tutor ciceroni, hanno esplorato i vari spazi significativi della scuola: il Museo Carducci, i corridoi legalità, percorso d'arte con le porte d'autore e i vari laboratori che arricchiscono l'offerta formativa. La Chiesa di Palermo celebra il trentennale del martirio di Don Pino Puglisi. Ieri sera, sul sagrato della cattedrale, la presentazione dell'emissione del francobollo sul Beato a cura del Centro Padre Nostro e la veglia di preghiera. Oggi, 14 settembre, alle 18, nella parrocchia Santa Maria della Pietà, Piazza Calza, nel luogo dove fu battezzato il Beato, celebrazione eucaristica presieduta da Don Giuseppe Di Giovanni, e alle 21 a Brancaccio la veglia di preghiera presieduta dall'Arcivescovo. Domani, venerdì 15 settembre, giorno del martirio, alle ore 18 in cattedrale, celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Sabato 16 settembre alle ore 21, sempre in cattedrale, il concerto diretto da Monsignor Marco Fresina con il coro Santa Iosef di Bagheria. Sui fondali marittimi di Porticello, un altro importante intervento è stato eseguito a cura della divisione subacquea di Marevivo nel quadro del progetto Operazione Rete Fantasma, volto al monitoraggio, segnalazione, rimozione dei rifiuti e reti da pesca abbandonate sui fondali marini. Il recupero, che coinvolge i volontari della squadra Marevivo insieme con gli allievi del corso di operatore tecnico subacqueo onshore tenuto dal centro studi CEDIFOP di Palermo, ha previsto la rimozione di una rete fantasma strascicante della lunghezza di circa 300 metri dai fondali di Porticello, rinvenuta a una profondità di 35 metri. Oltre alla rete, sono stati trovati e verranno rimossi anche alcuni cavi d'acciaio che insistono su una prateria di posidonia oceanica, una delle principali piante marine che contribuisce alla produzione di ossigeno e garantiscono la vita dell'uomo sul pianeta. L'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ha bandito concorsi pubblici per impiegati e operai che verranno impiegati presso la tipografia. Chi verrà selezionato sottoscriverà contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per impiegati C2, B3 e operai C2. Gli impiegati saranno assunti e svolgeranno le mansioni di addetti amministrativi, mentre gli operai si occuperanno delle attività connesse alla preparazione e alla realizzazione di prodotti editoriali. La domanda di partecipazione va inviata entro il prossimo 10 ottobre, solo online, autenticandosi con lo SPID o con altri sistemi, compilando il format di candidatura sul portale Inpia. Figarazzi in festa da oggi e fino al prossimo 1° ottobre, con tante iniziative religiose e di intrattenimento in occasione dei festeggiamenti del patrono del paese Santissimo Crocifisso e per la Madonna del Rosario. Oggi in programma, alle ore 18, la Santa Messa solenne a Sant'Atanasio, a seguire la rievocazione storica della Castellana con la sfilata in abiti d'epoca che darà il via alla processione lungo Corso Umberto I. La processione sarà accompagnata dai tamburinai e dalla banda musicale. Al termine, una degustazione dei prodotti tipici a Piazza Santi Patroni e lo spettacolo di giochi pirotecnici.
quest'anno, come l'anno scorso, riprenderemo i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, che saranno già calendarizzati e sono calendarizzati il giorno 14. Si inizierà con la Santa Messa e poi a seguire la consegna e la revocazione storica del Santissimo Crocifisso della casa nobiliare alla chiesa, e poi ci sarà lungo il Corso Umberto la storica processione con il simulacro del crocifisso che attraverserà il Corso Umberto. Ecco, un modo anche per attrarre turismo a Ficarazzi. Sì, caro Pino, diciamo che cerchiamo di mettercela tutta, anche perché i turisti sono la linfa vitale di ogni comune, quindi noi cerchiamo di metterci qualcosa che possa andare al di là e portare del turismo anche a Ficarazzi.